tutti amici di Volonbrite, siamo qui oggi ai dialoghi sulla salute. Il dialogo di oggi era tema farmacie comunali e abbiamo Erminia Venturino ed Elisabetta Farina che ci parleranno un attimo di due cose a riguardo. Allora Erminia, vorrei chiederti, quali sono i servizi dedicati alla prevenzione che le farmacie comunali torinesi offrono alla popolazione? Nelle farmacie comunali di Torino sono tanti i servizi attivi dedicati alla prevenzione. Andiamo dal semplice test dell'autoanalisi per la misurazione dei parametri, dei principali parametri ematochimici, glicemia, colesterolo totale, trigliceridi, per arrivare poi a servizi più innovativi, quelli della telemedicina nell'ambito della cardiologia e della telemedicina e della teledermatologia. Ma abbiamo anche servizi come per esempio la tonometria, ossia la possibilità di misurare la pressione endoculare, la densità dell'osso. Quindi i servizi sono veramente tanti. Abbiamo una consulente nutrizionistica che quindi rilascia appunto dei consulti inerenti ai corretti stili alimentari. Ok, grazie. Mentre Elisabetta, ti chiederei, cos'è Pharmacom, in che modo è organizzata la rivista e dove la si può trovare? Pharmacom è la rivista istituzionale delle farmacie comunali che esiste da oltre 10 anni. È una testata a tutti gli effetti, registrata al tribunale e la si può trovare in tutte le farmacie comunali di Torino e le 4 che sussistono nei comuni circostanti. La si può trovare anche in altri punti come le circoscrizioni e ad esempio presso alcune associazioni di pazienti. Come organizzata? È organizzata con tutta una serie di rubriche che vanno a declinare i temi della salute, sia come prevenzione che come anche indicazioni ovviamente su quelli che possono essere aspetti della terapia, e hanno tutta una serie appunto di rubriche che vanno dal consiglio del farmacista alla presenza di associazioni di pazienti alla presentazione dei vari servizi che ovviamente sono attivi nelle farmacie comunali. Quello che è importante da ricordare è che è a distribuzione gratuita, quindi è a costo zero e quindi è anche questo un servizio per la prevenzione e la promozione della salute. Grazie allora, dai dialoghi sulla salute, arrivederci.